Ciao, sono un ingegnere e questo è il mio modo di lavorare il legno. Oggi parliamo della tua nuova stampante 3D. Ciao a tutti e bentornati. Sì, avete capito bene, oggi parliamo della tua nuova stampante 3D. Lo so che sei un appassionato della lavorazione del legno, lo sono anche io. E proprio per questo credo fermamente che una stampante 3D sia uno strumento utile, se non fondamentale, per chi come noi esprime la propria creatività utilizzando le mani. Noi siamo sognatori, pensatori, persone che amano imparare ed imparare facendo. Siamo curiosi, siamo creativi, pieni di risorse. Crediamo nelle possibilità e vediamo opportunità nelle sfide. E in questo video ti propongo tre motivi per il quale dovresti comprare una stampante 3D nel 2019. Più un quarto motivo bonus offro io. E poi oggi faccio un bel giveaway. Il primo motivo è che la stampante 3D ti offre un cambio di prospettiva. La lavorazione del legno è essenzialmente un processo di sottrazione. Abbiamo una tavola di legno o un pezzo di legno, lo tagliamo, quindi togliamo, sottraiamo materiale, poi togliamo ancora materiale, poi prendiamo dei pezzi di scarto, che sono pezzi che abbiamo sottratto da altro legno, e realizziamo qualcosa. Gran parte delle lavorazioni che facciamo sul legno sono sottrazioni, tagli retti, tagli a mano libera, fresature, foratura, carteggiatura. Altri tipi di materiali consentono invece lavorazioni diverse, come ad esempio avviene nella lavorazione del metallo, in cui c'è anche la piegatura. La stampa 3D invece è un paradigma completamente opposto. La stragrande maggioranza di stampanti 3D in commercio infatti effettuano una produzione additiva. Abbiamo un piano di lavoro e iniziamo a depositare un filo di materiale, plastico, fino a realizzare uno strato. E su questo strato depositiamo un secondo strato e poi un altro ancora, fino a definire la nostra forma. Di conseguenza possiamo costruire oggetti che non è possibile costruire con il legno. E questo ci apre la mente, dà linfa alla nostra creatività, ci consente di fare cose che prima non potevamo neanche immaginare perché eravamo abituati soltanto a sottrarre. Tra l'altro c'è anche un tipo di filamento chiamato appunto wood, che è composto da una certa percentuale di legno, quindi possiamo costruire sostanzialmente quello che vogliamo e come se fosse legno. Quindi motivazione numero 1, compra una stampante 3D per stimolare la tua fantasia. Sei già bravo a lavorare in legno, non osi immaginare cosa potresti costruire con un attrezzo dalle infinite possibilità. Il secondo motivo è che ti consente di risparmiare. Con la stampante 3D puoi costruire piccoli e anche grandi oggetti a costi ridicoli. Io ho realizzato delle speed square al costo di circa 50 centesimi di euro, compreso la corrente. Una speed square costa almeno 7-8 euro, e tra l'altro così piccola non la trovate. Ho costruito le piramidi per dipingere. Poi ho costruito un set di scatoline portaminuteria. Una di queste scatoline mi è costata circa 40-50 centesimi. Se devi comprare delle scatoline come queste, ti costano sicuramente qualche euro. E poi uno non trova mai quelle che fanno a caso suo, e questo è il terzo motivo. La stampa 3D ti consente di realizzare attrezzi unici, specifici per le tue esigenze. Io ad esempio ho realizzato i portaminuterie perché fossero modulari, inoltre si incastrano tra loro, quindi non vanno in giro per i cassetti quando li apriamo. Una lavorazione che faccio spesso è la spinatura. Immagino già conosciate il jig della Wolfcraft, ma soffre tanto all'estremità, almeno per quello che devo fare io. Quindi mi sono realizzato un kit per la spinatura, anche questo specializzato per quello che serve a me. Io uso molto spesso compensato 18 mm e questi jig mi permettono di essere veloce e preciso. E questa è cosa buona e giusta, perché mi consente di fare più cose in meno tempo. Con questi jig riesco ad allineare velocemente i pezzi e a fare i fori a distanze preordinate, quindi 18 mm dai bordi per esempio, oppure esattamente a mezzo spessore, cioè 9 mm, per esempio quando devo fare le giunzioni di costa. Poi ne ho realizzato un altro che mi consente di fare il preforo esattamente alla metà di un pezzo di compensato. In descrizione trovate il link per scaricare modelli gratuiti di tutti gli oggetti che ho mostrato in questo video. La mia stampante è una Ender 3 e dopo diversi mesi che ci lavoro sopra e dopo aver visto tante altre stampanti dai miei amici o anche su internet, vi assicuro che è sicuramente un ottimo acquisto. Costa circa 200 euro su Amazon e vi lascio il link in descrizione. Il costo non è eccessivo rispetto alle potenzialità e alla qualità. La stampante è tutta in profilati di alluminio, molto rigida, l'elettronica è molto buona e i motori fanno il loro dovere. E il motivo bonus è? Ti consente di tornare a giocare. Io sono un grande appassionato di scienze e di spazio, e con una stampante del genere puoi costruire tanti bei giocattoli come questo.
Questo è un Saturn V, un modellino del razzo che ha portato l'uomo sulla Luna. Costo di stampa circa 6 euro, è un modellino di ben 80 cm. E qual è la cosa più bella? Che l'ho costruita insieme a mio figlio. La cosa che ancora di più mi fa brillare gli occhi è che ancora non ha 5 anni, ma per lui questa è una cosa normale, una tecnologia che entra nella normalità. È un oggetto normale come tanti che stanno nel garage o a casa. Noi siamo estremamente fortunati, apparteniamo all'ultima generazione di gente che ancora sa fare qualcosa con le mani. La generazione successiva alla nostra è bravissima ad accendere l'iPad, ma senza farmi cadere nei luoghi comuni, senza l'iPad lo sapete, non sanno che fare. Io vedo mio figlio e ancora mi fa brillare gli occhi vedere che per lui questa è una cosa normale. Pensate a come potrà essere tra 20 anni una persona che è nata con un martello, un trapano o addirittura una stampante 3D in mano. Dove potrà arrivare la sua mente e la sua immaginazione? Ok, se sei arrivato fin qui probabilmente sei molto interessato alla stampa 3D, oppure semplicemente perché stai aspettando il giveaway. Ad ogni modo voglio ringraziarti e aiutare questa tua passione. Ed è per questo che voglio regalare alcuni dei pezzi stampati in 3D che ho mostrato in questo video. Ed in particolare il kit per la sminatura, la mini speed square e le piramidi per dipingere. Se sei interessato iscriviti al canale e lascia un commento qui sotto scrivendo un'idea di qualcosa che potresti realizzare con la stampante 3D e che possa essere di aiuto per la lavorazione del legno. Non appena il canale raggiungerà il livello Super Saiyan di iscritti, bloccherò i commenti e selezionerò casualmente il fortunato. Inoltre un altro fortunato sarà scelto in modo analogo sul mio canale Instagram. Seguitemi e commentate la foto con la scritta giveaway. Perché questo numero e non 4.000, 5.000 iscritti? Beh, se ci pensate è comunque un numero qualsiasi scelto arbitrariamente, quindi perché no? Nel frattempo mi sto portando avanti e sto stampando i pezzi che i due fortunati riceveranno. Infatti questo giveaway non è sponsorizzato da nessuno, ma offro io. Ok, anche per oggi abbiamo finito. Questo video è stato un po' più light degli altri, ma ci rifaremo subito a partire dal prossimo video. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e oggi avete una ragione in più per lasciare un commento e per iscrivervi al canale. Cliccate qui!